Salve a tutti ragazzi e bentornati a My Shosha. Siamo tornati con The Quarry, la camicia più bella del mondo. Forse non mi ha portato così bene perché abbiamo perso Abigail. E io lo so che state pensando, è la stessa sensazione mia, non lo so. Non ho ancora letto i vostri commenti, però ragazzi io li volevo veramente salvare tutti. Ma soprattutto, cioè, tra Emma e Abigail non avevo dubbi su chi, insomma, far sopravvivere e chi no. Oh, Emma, proprio un gatto attaccato ai coglioni. Fatto sta, ragazzi, che però dai un pepino in più a questa storia che sta entrando nel vivo. Penso che siamo vicini alla fine. Sta succedendo di tutto, ma soprattutto siamo a casa degli Agat. Stiamo per scoprire la vera storia di questa famiglia che per secoli, per anni, ha insabbiato, ha ucciso, ha fatto il bello e il cattivo tempo di North Kill, la cittadina dove si trova la cava di Agat's Quarry. Quindi, se di giorno sembra tutto normale, la notte, soprattutto di luna piena, mamma mia, stai lontano da sto posto. Sta cosa devo dirla perché non ho ancora montato il video, però sicuramente voi ve ne sarete accorti nel video in cui muore Abigail. Si credo di aver rivisto così velocemente che io ho preso male la mira o non me l'ha preso direttamente. Quindi credo che il problema sia stato quello che ho smirato, anche se io credevo di aver preso bene la mira. Invece forse dovevo seguire la luce del fucile a pompa, mentre io ho mirato col pompa. Si è morta. Poi manca detto, ragazzi, che sparando bene l'avrei salvata. Forse sì, nella mia testa c'era quello. Ah, sicuramente però, ragazzi, il fatto che tra una cosa e un'altra devo aspettare tanto tempo e mi si blocca il gioco, un po' mi smorza. Rieccoti, ti sono mancata. Insomma. Spero che tu mi abbia portato altre carte. Diamo un'occhiata, ti va? L'imperatrice. Guardala. Chi è in cima cade più rovinosamente. Che peccato. Allevare piccoli mostri solo per vivere abbastanza da vederli ucciderti. Ma si merita questo ed altro. La ruota della fortuna. Dopotutto, la fortuna è solamente un giro di ruota. A volte bisogna correre il rischio. Il karma opera per vie misteriose, ma aiuta coloro che prestano attenzione. Osserva da vicino. Sebbene la ruota giri, uno sguardo acuto può dire dove si arresterà. L'imperatore. Autorità, paternità, strutture fatte per crollare o no? Come cadono i potenti e gli imperi insieme con loro? Falli sanguinare, lascia che si facciano a pezzi, che marciscano. Beh, dettagli? Allora ragazzi, vorrei vedere di più, però avete visto, sono tre carte, quindi dovremmo fare una scelta. E ho una mezza idea di dove ci porterà. Allora scegli il possibile futuro che ti interessa e osserva bene. Prova a scoprire un po' di chiarezza nel caos. Immagino che molti di voi l'avranno già intuita, però io ribadisco anche un po' l'ovvio in certi casi. Allora, tre carte. Imperatore e imperatrice sono chiaramente la madre e il padre di Chris, no? Cioè quelli che abbiamo conosciuto. E infatti cosa ce lo fa capire? Il fatto che sia l'imperatrice, che ha sul bastone il corvo, e l'imperatore ha due corvi, insomma, alle spalle. I corvi abbiamo capito che sono i cacciatori, mentre i lupi sono chiaramente i mostri. E qua, ragazzi, abbiamo la ruota della fortuna con guardate quanti lupi. Ora io, ragazzi, Tra tutti e tre, forse credo che andrei con la ruota della fortuna, perché sono due uomini quelli lì, possiamo farcela. Mentre con i lupi avete visto che se si sbaglia siamo morti. E purtroppo Abigail l'abbiamo persa. Però vi dico sta cosa, ragazzi, so, io sono il primo dispiaciuto, veramente, ma mi rodo il culo. Però è pur vero che in una situazione di così tanta paura e pericolo, cioè può stare che muore qualcuno. Cioè ragazzi, se non muore qualcuno, figa, eh. No? Vediamo un po' se ho fatto la scelta giusta. Oh, ma sta succedendo tutto! Vai, hai ancora tempo. Sii prudente. Non ho capito nulla. Sii molto prudente. Sì, molto prudente. Una ci ha già salutato, scusate.
Posso rivederla al volo? Allora, Ted muore. Ah! Esplode l'ora. L'ora, ragazzi, l'ora, guardate, l'ora. Ah, boom, esplode. Non gli spara, mi sa che non gli spara Bobby Mangiato. Non gli spara. Oh no, quello siamo noi invece. Quello siamo noi, ragazzi, quelli siamo noi. Quello che gli dà la botta in faccia. Ah, ok, se non gli spariamo, muore Ryan. Ok, pure da una morte piuttosto orribile, direi. Più indizi fanno delle prove? Quindi il distintivo carbonizzato era di un certo Hank. A partire da 6 anni fa, Travis è stata la posizione di aiutare la famiglia. Ok, questo sapevamo. Se penso che l'abbiamo lasciata lì. Che cosa dovevamo fare? Evitare di scappare e restare lì a fare la fine di due mentine per l'alito? Il deposito, eh? È lì che andiamo? Sì. Come sai dov'è? Arrivando ho visto il cartello. Perché non noti mai nulla? Perché non seguire, tipo, la strada principale? Perché non è questa? Noi siamo qui, sul terreno degli Hackett. La strada è quasi a 2 chilometri di là. Scusa, com'è che io so tutto e tu invece no? No, sta zitto, sta zitto. Quindi dovremo farci un'ora a piedi fino alla strada e poi almeno altre 3 o 4 ore per raggiungere qualcosa? Sì. Porca madosca, addolorata. Madonna. Andiamo avanti. Un attimo di strada. Ok. E cosa sarei stato? Io ho sentito quel crac 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 crac. Porco due, mi ha sturato l'orecchio, perché voi non avete idea. Insomma, di quanto è alto. Raia nell'ora, eh? Oddio. Allora, Dylan, tu non sta a pensare all'inciuci. Anche se, ragazzi, questo era il gioco mio. Horror e gossip. E invece no. Allora, infastidio, Raia è stato un po' uno stronzo. Che ti sia scattato qualcosa. Ma te pare il momento di dire... Vai. Credi che sia scattato qualcosa? Sì, le scintille erano evidenti. Sì, ma non so se erano scintille di rabbia o di eccitazione. Senza dubbio, di eccitazione. Ma lei non ha già il ragazzo? Ma infatti... Sì, ma Ryan è Ryan. Tu sce. Che famo? Beh, cambia poco. Ora che è partito all'avventura con la bella Miss Mistero, che speranze abbiamo? Ah, abbiamo, quindi palesato che Dylan, insomma, ci pendeva? Ma secondo te, no, è il momento di parlare di queste cose, ragazzi. Vabbè, dai, che... percorriamola sta strada. Quando al Falò eravamo in 3 stasera, mi sbaglio o stava per succedere qualcosa? Forse il prossimo anno, no? Beh, sempre se superiamo questo. Ah, un menage à trois, signor Dylan. Con tu che fai il jolly. Poco ormai, almeno sappiamo qual è il suo tipo. Coraggioso, eroico, benda sull'occhio. Un pirata. Magari gli piace essere abbordato. Là. Sì. C'è solo un problema, ragazzi, che lui è stato morso. Potrebbe trasformarsi da un momento all'altro. E se si trasforma... Porca madosca! Oh! È un sensore. Tutto porco okay. Tu. Almeno credo. Tutto ehi, bene. Lo steampunk è tornato. Dai, di qua. No, io, raga, comunque così non sopravvivo, ve lo dico, perché mi sono appena preso il caffè. Oh, sta cacchio di camicia! La camicia maledetta del male. Mettimi giù. Oh, sì. Piano, ma... Mettimi giù, brutta strega. Ti spacco la testa. Ti spacco la testa. Che succede? Raga, ma lei c'ha il fucile a pompa. Vogliamo calmarci un secondo. Non puoi sparare al buio, cara. Dici? Mo lei c'ha tutti e due gli occhi, ci vede? Non puoi sparare al buio, cara. Ma perché no? Ma? Presa. Pagherai per la morte di Kaylee. Giù le cazzo di mani! Oh! Oh! Cosa? Oh! Che cosa sta succedendo in questa puntata? Oh. Fermatevi, basta! Constance! Ma che cazzo succede qui? Ma!
Ma che gli fai la... Ma cosa gli fai la respirazione che non c'ha più la faccia? Rispondi, rispondi, rispondi. E non prende. È morta. Eccola, Bobby. Mamma è morta. Tu... Vabbè. Vabbè, ma che... Se, ma non mi disarmano, ma io che devo fare, ragazzi? Scusate. Basta. Basta proteggere gli altri. Travis. Mi sa che ha mezzo rosicato, eh. Mi sa che non dovevamo, eh. Oh, cacchio. Cazzo, è mira, signò. No! Oh, ma che cazzo sta succedendo? No, dai, raga, questo è un altro fatto fuori. Si è accagnata, questa te la danno allo stadio. Perforato i polmoni, è finita. Cosa è andato a mettere nel confessorio? Ma ragazzi, ma cioè, ma gli ha sparato. Allora io potevo anche non farlo, però ho detto, vabbè, magari per strappargli il fucile, non pensavo gli sparava in faccia. Ma io sono senza parole. Ok. Ok. Non va bene. No. No. Sta il coltello, direte sì, no, ragazzi? Oddio, non lo so se è una grande idea, eh. No, no, meglio di no, ragazzi, perché sennò poi zampilla tutto il sangue. E potrei... Potrei, come dire... morire dissanguato. Tipo quando fai l'incidente, no? Quando fai l'incidente ti dicono, stai fermo, non fa niente. Ok, ragazzi, fermi un attimo tutti. Respiriamo. Allora, qua penso che abbiamo trovato tutto, no? Deposito degli Hackett, addirittura ci sono Dylan e Caitlin. Vabbè. Lo sfascia carrozze c'avevano. Sì, rottami e robe varie. Mentre la casa, questa è proprietà privata, i trasgressori verranno redarguiti. Ammazza, devo... C'è addirittura Nick, quindi è confermato che quello fosse Nick. Vabbè, ma non è che c'erano grossi dubbi, eh. Oh, però aspettate, ragazzi. E invece il figlio, vedete, Caleb Hackett, che fine ha fatto? La madre penso se la saranno magnata. Al di sopra della legge. Vediamo un po' il nostro percorso qual è stato. Noi penso che potevamo addirittura uccidere Travis, eh? Cioè, sì, lo potevamo uccidere perché guardate, c'era team building. Era questo? No, no, qual era? Vedi, questo qua. Laura non ha, Laura non ha sparato a Travis mentre fuggiva dalla cella. La balena bianca. La possibilità di ottenere tutto ciò che hai sempre desiderato al prezzo di tutto ciò che hai. Ma non è che va a finire che plot twist... Il nostro bel Ted Raimi è nostro amico. Sì, secondo me, ragazzi, abbiamo fatto bene a non rimuoverlo, perché potevamo peggiorare le cose. Poi magari no. Ci manca comunque ancora un altro percorso, eh. Se gioco, secondo me, se ce lo rigiochiamo, possiamo fare un sacco di scelte in più. Allora, non so dove siamo, ma possiamo sicuramente trovare un sacco di indizi sulla casa di questi cacchio di Hackett. Che hai trovato? Oh. Ma poi Chris, che fine ha fatto? Che la moglie va a finire, guarda. Avete fatto caso poi che il nostro Ryan sta sempre con occhio aperto e un occhio chiuso? Mi pare quel pechegno. Questa è la lettera della moglie. Stiamo... Scommettete? Lettera di Kylie. Lettera di Kylie. Della figlia, quindi. Ma no, questi erano un po' dei pazzi alla stile... Non aprite quella porta. Solo mi dispiace che la mamma sia morta così senza che io... Insomma... Una lettera di confessione di Kylie Hackett indirizzata alla nonna. E fammi leggere che c'ha scritto su quella lettera. Eh no, oh, non me la fa leggere. E che c'era scritto, ragazzi? Non me la fa leggere. Azza, chi ha pensato a sto gioco? Grande scrupoloso. Quindi questo... Ok. C'è qualcosa dietro sicuramente. No. Questa allora è la stanza di Kylie, la figlia. Lettera di confessione, chissà che gli dovrà dire. Forse la dovevamo leggere velocemente, ma era in inglese. Io ho pensato che... Vabbè. Senti la musica come incalza, ragazzi. Yeah.
Nascondi sotto. Porco due. Ma era uno stronzo. No, scusate, è uno stronzone. Beh, il bagno non ce l'hanno. C'hanno il villone e poi se fanno il bagno. Ma poi col bonus questi qui, 110%. Allora, aspettate, prima di andarsene, ragazzi, cerchiamo altri indizi. Oh, la morte. La morte... La morte assume molte forme. Con l'ultima che è stata la ruota della fortuna. Gli devo sparare. Sì, mi pare chiaro. No, non ci mette la faccia. Caution. Mi sa che questa è la stanza. Blocca la porta o nasconditi. Blocchiamo la porta. Guarda là la foto della mamma quando era giovane. Che cazzo che blocchi? Che è bloccato? Niente. Olè! Grande idea. Lui sta in cattivito degno. Vai, apri, 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 vai. Vabbè, ma lui cammina e basta. Al trotto, cavallino. Forse nasconditi era la scelta giusta. Allora, io non capisco perché lui cammina. Però vabbè, è un po'... Siamo un po' così. Non puoi nasconderti in casa mia, stronzo! È proprietà privata. Sei tu uno stronzo. Parole forti. È proprietà privata. Guarda che c'ho la pistola. Sono americano. Non abbiamo dovuto aspettare mezz'ora, incredibile. Ecco, vabbè. Scusate, ho parlato troppo presto. Cavolo, ragazzi, mo me lo sarei voluto fa me lo sarei voluto fa amico Ed. No, lì de no, nella vasca. Vabbè, tratteneremo il respiro. Mo' esce una scureggetta. Comunque, raga, secondo me Jacob scureggiò quel giorno. Capirà, questo non ci vede da un palmo al naso. Ti sento respirare, ragazzina. Ed è per questo che tratteremo il respiro. No, mi sa che ho fatto una cazzata. Bella. Ho un posto tenuto bene, comunque. Noi però abbiamo un proiettile d'argento? Oppure dell'argento del braccialetto di Abigail? E comunque avrà fatto il suo. Mettiamo il piano. E niente creepy. Ma sì, c'è tempo, allora. Metti da suonare una sinfonia, che ne da. Suoni? Direi di no. Stiamo a scappare? Non suonerei. Che dici? Bello. Ci sono orsi qui? No. No. E forse non è un orso. E forse quello è proprio il teschio del... Boh, da qualche parte sarà iniziato tutto, no? Dato che non capisco perché sto punto interrogativo me lo dà come sbloccato ma poi non me lo mostra. Avviso di caccia. Infatti. Informa della diminuzione della popolazione di cervi. Non stupisce che il numero di cervi sia sensibilmente diminuito. Pare che molti esemplari siano finiti sul muro di casa Hackett. Ah, ecco. È vero, ragazzi, guardate qua, oh. Quanti cervi. Quanti animali. Oddio. Ok. Questi rumori di violini. Certo. Con tutti i soldi che fanno col campo,
Insomma, una pitturata alle pareti le potevano pure fare, cioè, insomma. Capito che la carta può essere vecchia, ma insomma, a un certo punto fai del tuo meglio. Oddio, sta stanza mi puzza di morte. Il sole. Oddio, no, i corvi. Non mi mette paura col corvo, corvo del cacchio. Orco 2. Si sta per trasformare. Eccoti qui. No, però non ho visto una stanza. Adesso basta giocare, ragazzina. Provaci, brutto Ok. Va bene, forse non ho abbastanza argento per ucciderti. Ma scommetto il cazzo che posso farti soffrire. Che è successo? Che è successo? Ok. Ma tu non te lo dovevi scommettere, cacchio, ma sai? Considerando che lei in questo stato è tipo super forte. Mossa Yoda, devo dire, vecchio. Pure un esperto come te. Guardala. Attacca? No, me ne scappo, ragazzi. La tua posizione? Dove siete? Si sta per trasformare, che succede? No, 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 lui è pure zoppo. No, 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 fermo, 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 no, no. Oh, lo sapevo, non devo sbagliare. Però io ho detto scappa, che te menti, aspetta. Dove sei? Adesso non ci vede un palo dal naso. Ehi! Fermatevi immediatamente, cazzo! Spara. Staccale la testa. Ma non ci vede. Lo sai che ha fatto Kaylee? Ha ucciso anche tua madre. Dai, Travis, è il tuo momento. Ferma! No, raga, che palle! Sta andando tutto a sfascio all'ultimo. No, che caspita. Forse se l'avessi attaccato... Vabbè, ma io gli ho detto scappa, no? Mettiti a distruggere... No, no, no. No, no, no! Che cazzo! Però quanto è infame il gioco! È molto più infame rispetto agli altri anni, cioè agli altri giochi che abbiamo giocato. Soprattutto l'ultimo, non so se vi ricordate, House of Ashes. Cioè praticamente nella run sbagliata per ammazzarli non morivano mai. Erano, non lo so, Highlander. Te lo posso promettere. Mi sa pure lui è arrivato, ragazzi. Però meglio che non ci siamo tolti il coso. Però che figo, pensate quando Nick si risveglia. Se mai dovessimo distruggere la maledizione e trova Jacob Lee che se l'è mangiato lui. Ma sarebbe bello giocare, ma... Allora è ufficiale, questa camicia non ammazza solo lo stile, ma ammazza pure i personaggi dei giochi, perché veramente, ma veramente. Cioè, tutto oggi ho preso solo decisioni sbagliate. A fini che se mi ordino una pizza, mi sbagliano la pizza. Anzi, io sbaglio la pizza. Yeah.
C'è un buco nella parete. Ma che caso di casa c'hanno questi? Vi dico che poi non sarebbe neanche così difficile superare un problema del genere. Basta che ti fai morde. No? Vabbè, certo, poi là c'è il problema che diventi un lupo, però almeno si rimarginano le ferite, quantomeno non muori dissanguato. Allora, ragazzi, stiamo nell'intercapedine della una stanza in altra, eh? Quindi fatto pure a norma, perché in teoria bisognerebbe lasciare un metro, questo. Poi se gli diamo una zaccagnata? Rimette l'orecchio e noi king! Immagini. Lui un po' sospetto dice che mi vuole fregare. Ma ci piede dietro. Ah, grande. No, dai, ti prego. Devi aiutarmi. Devo? Sì, giuro. Non lo dirò a nessuno. No, la famiglia viene prima. E non voglio problemi. Pugnali? Che me pugnalo, raga, ma che me pugnalo? Ti prego. Tu me l'hai rubato. No, l'ha tolto lui. Ecco fatto. E allora sì. Laura! Ti hanno morsa! Prenditela con qualcuno della tua taglia! Travis! Lui è paurissima, eh? Laura! Oh, oh, calma! Calma! Che cazzo ti è successo? Oh, beh, niente di eccezionale! Ah, Ryan! Quanto è grave? Alquanto. Mi dispiace tanto. Ah, ma dai, è mozzico. Molto grave. Più cerco di risolvere tutta questa storia, più persone soffrono. Prima Max, adesso tu. Non è colpa tua. Mi sono trattenuto. Vabbè, non è colpa sua, effettivamente. Tu non c'entri. Non sarei dovuto venire. Avrei dovuto fermarti. Non puoi darmi ordini? Oh, questi due alla fin fine stanno a flirtare, eh? Non mi pare il caso, sì. Scusa. Tranquillo. Tranquillo, tanto. Manca poco. Stai calci di rigore, stai. Sto morendo. Eh sì. Hai perso molto sangue. Ma posso farcela, vero? Vabbè, dipende. Andai in paradiso, sì. Stai proprio là. Stai cancelli, stai. Aspetta. Forse potresti. Cosa? Ryan, se lasci che io ti morda. Cosa? Se lasci che io ti morda, poi ti infetterai anche tu. E di conseguenza la ferita guarirà. Eh già. Sì. Ma tu sarai anche... Sì. Sì, lo so, il lupo cattivo. Già. Ryan, non ho molto tempo. Riesco bene a sentirlo che combatte per uscire. Se io ti mordo e tu guarisci, poi... Dovrò uccidere Chris. Non ucciderai Chris, ma un lupo mannaro. E sarà per salvarti la vita. E la mia. E quella di Max e dei tuoi amici. Non tutti. Farmi mordere... e uccidere Chris Hackett... o morire dissanguato. Praticamente, sì. Sta a te, per ora. Lo facciamo oppure no?
Ma come? Devo pure scegliere, ragazzi? Ma mi pare ovvio che accetto. Perché sempre nella speranza che lo uccidiamo, perché sennò finisce proprio male. Però Ryan, seguendo il personaggio, se avessimo giocato con il suo personaggio reale, diciamo, no? Lui tutto un po' precisino, lecchino, va a finire che questo lo rifiutava pure. Ma accetta, va. Fallo. Calcio di rigore. Ok. Assaggiami pure. Anzi, che ti ha dato il braccio. Ti preoccupa, ce non altri due. Cos? Plot twist, si trasforma adesso. E su. No. È un'esperienza, raga, è un'esperienza. Ok. Oh, mi sa che gli è mezzo piaciuto. Dovresti iniziare a star meglio. Presto, credo. Bobby! Cazzo! Dobbiamo andare. Ci siamo! Però io continuo a pensare, ragazzi, che forse Travis ci potrebbe dare una mano in questa situazione. Che lui vorrebbe proprio stopparla tutta questa storia. Più volte ha detto, io so quello lì con la corda che li tengo.